Salve a tutti e benvenuti su Radio Web in Volo. Oggi siamo in compagnia di una giovanissima attrice sammarinese, Costantina Businiani. Ciao a Benvenuta. tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Tu sei la prima del format Vita d'attore, in cui incontreremo tantissimi artisti sammarinesi e non. Ci vuoi parlare come hai iniziato a recitare, come è nata questa passione per la recitazione? Certamente, e intanto grazie per avermi invitata, per me è un grandissimo onore essere qua, veramente grazie. E io ho cominciato a recitare in realtà fin da piccolina, chiaramente per gioco, a scuola, laboratori teatrali, corsi, al pomeriggio, eccetera. Poi alle scuole superiori mi sono iscritta al liceo della comunicazione a Rimini, quello che era l'ex liceo della comunicazione all'epoca, e lì c'erano proprio 3 ore di teatro settimanali, quindi ho avuto Ho fatto proprio anch'io. modo, esatto, ma a maggior ragione, quindi sai bene di che cosa sto parlando, si poteva proprio fare teatro in maniera vera e propria. E da lì non mi sono più fermata. Dopo il liceo, in realtà sono venuta a Roma, sono andata a Roma a fare la scuola di make-up Studio 13, quindi mi sono presa una pausa, diciamo, dallo studio. E poi però, poiché la passione era troppo grande, anche perché venendo io dalla danza classica, comunque il teatro per me era un luogo comunque era un luogo che per me era casa, Dove ti sentivi a sostanza, tuo dove mi agio? sentiva a mio agio, e sono andata a Bologna, mi sono iscritta a Lettere e poi in contemporanea alla scuola di teatro Colli, diretta da Emanuele Montagna, e lì ho preso poi il diploma di attrice l'anno dopo, nel 2012, e poi è cominciato tutto. Nel frattempo ho approfondito anche qualcosa per il cinema, spot, videoclip, quindi nel frattempo, mentre mi stavo formando a livello teatrale, ho cercato poi di insomma, ampliare il campo anche in altri ambiti. Ecco appunto, infatti nel 2018 sei stata protagonista di una webserie che Sì. si intitola Per la Gloria. Ci vuoi parlare di questa webserie e come mai hai deciso di intitolarla Per la Gloria? Sì, allora, per la gloria chiaramente è un gioco di parole, naturalmente la frase intera è per la gloria, quindi per la fama, però in questo caso Perla è il nome del personaggio principale, cioè io, e Gloria il cognome, quindi abbiamo usato un po' questo gioco. E per la gloria nasce sostanzialmente come webserie, quindi sono 12 episodi che vanno dai 3 ai 7 minuti l'uno, quindi hanno una tempistica fruibile sul web, poi è andata in TV, anche su VMTV nell'autunno scorso, e nasce sostanzialmente come webserie per prendere in giro un po' il retroscena del mondo dello spettacolo, che non sempre sono molto simpatici, nel senso registi, casting director, che piuttosto che offrirti un lavoro ti vogliono portare a cena, a letto, eccetera, eccetera, quindi senza neanche andare avanti con i discorsi. Oppure, per esempio, finti professionisti che si pongono come tali e in realtà poi magari non hanno nulla in mano e ti fanno perdere solamente del gran tempo, invidie tra attori, oppure per esempio c'è proprio l'estremista del mestiere, quindi l'intellettualoide, che nel momento in cui tu ti proponi come attrice brillante, quindi comunque che fa commedia, musical, quindi questi generi leggeri rispetto magari proprio al teatro, al dramma, alla tragedia, ti guardano dall'alto al basso come dire: ah, ma allora tu non hai una formazione, no, idonea a quello che voglio fare io, e proprio non voglio dire una parola, diciamo che ti mandano a casa, Ti ecco, mandano via. ti mandano via. E quindi tutte queste situazioni, abbiamo detto, piuttosto che, come dire, fare una cosa pesante, polemizzare, anche perché sennò non si finirebbe più, prendiamo in giro queste figure, queste macchiette, e facciamo una serie su questo tema, insomma. Quindi ringrazio veramente tutti gli artisti professionisti che si sono messi a disposizione di questa serie e hanno dato una voce e un corpo a questi personaggi, e tutti i dialoghi, comunque una buona parte, sono proprio dialoghi veri, cioè nel senso che io ho avuto modo di sperimentare in queste occasioni, quindi li abbiamo semplicemente riportati poi su video, insomma. E vogliamo ricordare il canale YouTube? Sì, il canale YouTube è proprio Per la Gloria, e quindi lì si troverà anche diciamo un altro format, che è una sorta di spin-off di Per la Gloria. Non è proprio il termine corretto, però mi viene da dire spin-off, che è appunto I Segreti di Perla, dove ci sono solamente io in questo caso, quindi Perla, che è un po' il mio alter ego, insomma, perché poi in realtà non c'è nessuna differenza tra me e Perla, ecco.
E lì praticamente Perla dà consigli sull'immagine femminile. Dal momento che io sono anche makeup artist, ho pensato che potesse essere una cosa simpatica, dare dei suggerimenti legati all'immagine, quindi capelli, trucco, accessori, vestiti. E poi ci saranno novità anche in questo senso qua, proprio per questo forum, un nuovo format, che però mi fermo qua perché sono ancora in fieri, Non si quindi può sono dire ancora in ancora progetto. niente. No, no, esatto. Oltre ad essere attrice, sappiamo che hai la passione per la pittura e hai depositato da poco un marchio che si chiama Ninap. Ci vuoi parlare di questo progetto e spiegarci la motivazione del nome? Sì, certo. Allora, Ninap è ispirato a Pinup e il marchio ritrae una bambolina che sostanzialmente poi è un altro mio alter ego, un po' come Perla, che si chiama Nina, e il gatto che si chiama Up, e quindi diventa Ninap. È un marchio che unisce vintage e fantasy, e vintage in particolar modo anni 50, che proprio io adoro follemente, e il fantasy così ha qualche riferimento appunto al mondo delle favole, a Disney, insomma, comunque è il pane con cui io sono cresciuta praticamente da sempre. Ho sempre amato dipingere, appunto, e quindi ho pensato di così, di creare questo marchio di oggettistica. Io non creo oggetti, li dipingo e basta, quindi li illustro, e dove ritraggo appunto Nina e Up in queste situazioni che possono essere o situazioni di tutti i giorni oppure situazioni assolutamente surreali. Quindi la posso dipingere, la posso rappresentare che prende il sole come che sta sulla luna insieme alla sua gattina. Quindi è un marchio che sicuramente deve, come dire, mostrare gioia, spensieratezza, allegria, e comunque c'è sempre anche questa vena sexy, sensuale, no? Che viene fuori, però sempre in modo molto ironico, come erano appunto le pin-up di quegli anni, quindi una sensualità mai ostentata, mai volgare, ma sempre molto ironica e simpatica. Quindi Ninap fondamentalmente è questo, e posso dipingere da portoggetti all'appendichiave, al portatovaglioli, al quadretto, quindi ci sono oggetti di varie, come dire, varie forme, misure, eccetera, adatte o per decorare la propria casa oppure come regalo per un'amica, per un'occasione speciale, eccetera. Quindi questo. Se volete contattarla su Facebook e Instagram trovate le pagine Sì, Ninap esatto. dove sono. Tutti gli oggetti sono rappresentati, insomma, ci sono foto con misure, descrizioni, sono tutte acrilico su legno, con applicazioni che possono essere dal bottone alle perle, ai glitter, quindi veramente ai fiocchi, alla stoffa, per esempio uso tantissimo anche la stoffa, e quindi sono un mix di tecniche. Come riesci a mettere insieme la tua passione di attrice con quella della pittura e tutte le forme d'arte, insomma? Allora, io in realtà sono sempre vissuta ad arte, cioè ho sempre campato ad arte nel senso non tanto economico, quanto proprio in senso di ispirazione e di aspirazione. Nel senso che nella mia vita io ho sempre detto voglio fare arte, che riguardi appunto la parte della performance, quindi recitativa, che quella proprio pittorica, artistica in senso stretto. Infatti un progetto futuro che ho, al di là appunto di quello di essere attrice, che comunque rimane il piano A, diciamo, no? La via principale è quella, però affiancarlo anche a un percorso pittorico-artistico. Infatti il mio sogno è fare una mostra nel prossimo anno, comunque quando sarà, e creare una collezione di quadri, proprio quadri che in realtà con Ninap non hanno nulla a che vedere, è proprio una visione diversa. Io lo chiamo il surrealismo gioioso, perché mi ispiro ai pittori surrealisti, però con una vena meno inquietante, meno, insomma, meno forte, ma molto più gioiosa, molto più ariosa, un po' come sono io. E quindi metto in pittura tutto quello che è un po' la mia visione del mondo, no? Quindi con questa componente onirica molto forte, che però poi in realtà è come io veramente percepisco il mondo nel reale, quindi nella realtà. E la mia idea è quella di creare proprio una collezione di quadri che abbiano tutti un po' questo filone, con una componente estetica, quindi a livello proprio del bello,
molto forte, cioè anche quasi a discapito del mero significato, che non mi interessa insegnare, non mi interessa, come dire, far capire cose che io ho capito e gli altri no, non me ne frega niente, semplicemente devono essere quadri belli, apprezzati, apprezzabili e gioiosi. E quindi la mia idea è quella di creare nel corso dei prossimi anni, insomma, questo tipo di percorso artistico. Ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni Grazie. e volevo chiedere che cosa consigli alle persone che vogliono intraprendere la carriera di attore o di attrice. So che sembra una banalità, però effettivamente per me è il consiglio migliore. Essere se stessi, perché se si comincia a in un qualche modo andare incontro ai consigli, ai suggerimenti, cioè ovviamente quelli sensati, ok, comunque prenderli in considerazione perché possono essere aiuti, però tutte quelle imposizioni da parte di agenti, casting director, insomma, delle persone che credono di sapere, no, credono di sapere, però ti vogliono imporre un qualcosa che non ti appartiene. Cioè, se ti appartiene e lo ritieni giusto, ok, bisogna accettare i consigli anche di chi ne sa di più, però se si sente che è una cosa imposta perché l'ha detto qualcuno, poi non si sa a che fine l'abbia detta, nel senso che poi magari non ha delle basi reali. Non accettarlo mai, cioè essere se stessi in tutto e per tutto. Magari ci vorrà un po' più tempo, magari all'inizio sono più no che sì, però poi arriverà quell'occasione che ti vorrà esattamente perché tu sei così, né più né meno né tanto né va, tu sei esattamente così, quindi sarà l'occasione, tra virgolette, a venire da te, perché esattamente tu sei quello. E quindi questo forse è il consiglio che mi sento di dare, perché è un po' quello che sto vivendo io sulla mia pelle, quindi non sono mai scesa a compromessi, ma nel senso non tanto compromessi di quel tipo, compromessi anche di immagine, compromessi di percorso artistico, eccetera. Io ho sempre fatto quello che fondamentalmente mi pareva e continuerò a fare quello che mi pare, quindi come ho detto tranquillamente. E ultima domanda, secondo te si può riuscire a vivere di arte in Italia? Allora, vorrei tanto dire sì. E vorrei tanto dire sì perché poi è quello che vorrei fare io, quindi in realtà vorrei dire sì. Il problema è che l'Italia ha delle problematiche talmente tanto radicate ormai a livello sociale, a livello economico, a livello politico, che adesso non entrerò nel merito perché sono veramente ci si addentra in... Vabbè. E quindi vorrei dire sì, se uno ha le possibilità ci può riuscire, perché chiaramente nulla è impossibile se si trova nelle condizioni giuste, al momento giusto e riesce a investire le sue energie, il suo denaro in modo intelligente, probabilmente ce la farà. Sono casi molto rari in realtà, perché poi tutte le persone che fanno questo mestiere, ma anzi tutti i mestieri in realtà, perché poi lo spettacolo non è che fa eccezione rispetto ad altri, no? Affiancano la propria attività ad un'altra cosa, anche di altro genere, un po' forse anche per un discorso che magari c'è un piacere nel fare anche un'altra cosa, quindi non è per forza un ripiego, un piano B perché serve a, ma perché magari uno ha interesse a fare cose diverse, anzi, la cosa forse migliore in assoluto, è un po' perché chiaramente sappiamo che è utile, anche perché questo è un mondo che già il lavoro normalmente ti prende e ti molla come vuole. Lo spettacolo è l'amante peggiore che tu ti possa fare, perché ti prende e ti molla proprio come si alza una mattina, purtroppo nulla è certo, quindi bisogna proprio investire in senso lato, voglio dire, e nel modo più intelligente che uno sente, no? Sente di fare. Quindi essere se stessi, in Sì, pratica. sempre, sempre, Sempre. proprio. Grazie mille per essere stata con noi Grazie a e ti voi. ringraziamo e buon proseguimento su Radio Web in volo.